una riunione nella quale si discuterà per quella che è la ripresa dei campionati di eccellenza, non solo, anche i campionati di calcio a 5 C1 maschile e femminile e il campionato di eccellenza femminile, quindi possiamo dire i nostri campionati di vertice regionale, nella quale bisogna vedere cosa ha inteso fare il CONI in merito all'interesse nazionale o no di questi campionati. La crisi di governo preoccupa anche il mondo del calcio dilettantistico? Perché gli impegni che sono stati presi fino ad ora dal governo non sono stati mantenuti. C'erano ulteriori promesse per altri fondi a disposizione della FIGC e quindi oggi, mancando quello che è un governo, non sappiamo se tali impegni saranno mantenuti o no. Ma sarà, diciamo, sarà un allinearsi a quella che è una decisione che arriva dall'alto, però comunque chiederò dei contributi sia per i tamponi, quindi per poter far sì che queste spese non gravino sulle spalle delle società, e anche contributi perché dobbiamo considerare il periodo e quindi la mancanza di fondi per poter portare a termine quello che è un campionato. Quindi il mio impegno sarà quello di far sì che ci vengano messi a disposizione dei fondi per che vadano direttamente alle società per poter riprendere e terminare il campionato.